Seppur informazione rimaneggiata per le assenze degli infortunati Colombatti, Marcelli e Bianciardi e degli squalificati Gallo e Banegas, il notaresco espugna con pieno merito il Mancini di Castelfidardo per 2-1, restando in scia della capolista Campobasso in attesa del derby di mercoledì con il Castelnuovo. Parte forte la squadra rossoblu, visto che al primo minuto c'è un salvataggio della difesa biancoverde con Sant'Angelo su Marchionni, piazzato quasi al vertice dell'area piccola. Al sesto ancora notaresco con Marchionni che mira l'incrocio e con la palla che esce di un soffio. Al settimo però la squadra di casa sblocca il risultato con Peppe Pai che su cross dalla destra in area anticipa tutti e mette la palla alle spalle dell'incolpevole Sciba. Abruzzesi subito sotto e costretti così a rincorrere in una gara complicata. Al diciassettesimo ci prova Palumbo che calcia di potenza, mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Al ventitresimo però il pareggio del notaresco è cosa fatta, con Marchionni che di testa su cross di Palumbo non sbaglia per l'1-1 della squadra di Massimo Epifani. Parità al Galileo Mancini con gli ospiti che ci credono e che al ventisettesimo mettono la freccia, trovando il 2-1 con Dos Santos che nella più classica delle azioni di contropiede, servito da Palumbo a porta vuota, insacca, colpo sicuro. La gara resta godibile con i padroni di casa che impiegano qualche minuto per reagire sfiorando il 2-2 al 34esimo con Puca che di testa fa terminare la palla di poco sopra la traversa. E questa l'ultima emozione del primo tempo che si chiude sul 2-1 in favore della formazione abruzzese. Nella ripresa al quinto minuto punizione locale con Didio che calcia però centralmente fra le braccia di Sciba. Al decimo gridano al gol i locali ma il tiro di Mataloni fa finire il pallone al lato di un nulla. Match combattuto ma con meno emozioni rispetto al primo tempo. Al venticinquesimo triplo cambio nel notaresco con l'esordio dell'ultimo arrivato a quadro. In campo anche Olcese e Bana e fuori Dos Santos, Marchionni e Cancelli. In campo si lotta senza esclusione di colpi con il match che resta in bilico. Al novantunesimo sembra fatta per il 3-1 ospite con il neoentrato a quadro che trova una deviazione miracolosa di David. Negli ultimi 7 minuti di recupero si soffre in casa rossoblu con la formazione del presidente di Giovanni, che però non rischia più nulla portando a casa 3 punti d'oro per non perdere contatto dalla vetta. Epifani, una vittoria importante, meritata su un campo non facile come quello di Castelfidardo, si è lottato fino al 90esimo, però Notaresco alla fine è riuscito a far valere la maggiore tecnica della sua squadra. Sì, ho fatto i complimenti all'allenatore, ma non sono dei complimenti di facciata. È una squadra che crea problemi a tutte le squadre in questo campionato e quindi vuol dire che c'è un lavoro dietro. E quindi temevo molto questa partita dopo la sconfitta col Campobasso. La squadra ha reagito, siamo andati sotto, anche se siamo partiti molto molto bene. E abbiamo reagito, abbiamo ribaltato il risultato, poi ci siamo difesi bene, abbiamo concesso poco a loro e siamo contenti perché questa è una vittoria importante, perché ha più valore dopo la sconfitta con il Campobasso e dopo i 14 giorni prima di Campobasso, dove ci siamo allenati meno, e questa settimana abbiamo lavorato bene e si è visto. Era fondamentale vincere per non perdere contatto dalla squadra molisana. Sì, ma adesso è necessario vincere sempre, cercando di stare lì dietro, cercando di rimanere più a lungo possibile attaccato al treno del Campobasso, anche se noi abbiamo una partita di meno, il campionato secondo me è ancora lunghissimo perché poi mancano a noi 11 partite, a loro 10, cercheremo di stare lì davanti fino alla fine, cercando di vivere un sogno che stiamo vivendo. Adesso non ci abbiamo più niente da perdere, ce la giocheremo sempre e cercheremo di vincere tutte le partite. Mercoledì, altra tappa fondamentale di questo campionato, il derby casalingo con il Castelnuovo. Ogni partita è difficile, non c'è una partita facile, dobbiamo affrontarla, è un turno infrasettimanale, quindi bisogna recuperare bene le forze e cercare di fare un'altra grande partita per portare a casa 3 punti. Siamo partiti bene, sono passati in vantaggio. Dopo loro sono stati bravi a far gol su una giocata qua con Palumbo, dove noi abbiamo fatto un pochino male, e dopo abbiamo fatto il 2-1 su un errore nostro, e dopo si è complicata un po' la partita. Loro non hanno più giocato, quindi calciavano molto lungo, avevano molta fisicità davanti che abbiamo sofferto oggi noi dietro. Però poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo provato a pareggiare, abbiamo avuto diverse situazioni, abbiamo giocato anche bene. Dispiace che il secondo tempo si è giocato poco per bravura loro, diciamo così. Hanno sporcato molto la partita, hanno spezzettato molto il gioco, hanno fatto molti falli e noi a volte siamo andati anche dietro alle loro provocazioni. E abbiamo giocato un po' meno, abbiamo fatto bene per un quarto d'ora, 20 minuti, poi dopo
L'ultima mezz'ora si è giocato veramente poco.